La cosa peggiore è che vedi tanta sofferenza, tante persone che stanno male, tante persone che sono da sole e tu puoi fare ben poco. Sei lì e capisci. Noi non ci sentiamo eroi, nel senso che io sono un'infermiera e lavoro da infermiera esattamente come lavoravo qualche mese fa. Prima di essere operatori sanitari siamo comunque figli, madri, genitori, cioè il lato umano c'è e si sente ed è forte. Noi abbiamo tutti i pazienti, tutti lì con i vari letti e con le loro bombole di fianco, quindi questo rumore assordante dell'ossigeno è una cosa che ti accompagna in tutto il turno. È quasi brutto dirlo, ma viviamo alla giornata, nel senso che i turni noi ce li abbiamo il giorno per l'altro o eventualmente il giorno dopo, perché comunque anche fra di noi succede che magari qualcuno si positivizza o qualcuno non sta bene, e quindi chiaramente noi dobbiamo continuare a cercare di garantire il servizio 24 ore su 24. Noi ci ritroviamo con persone dentro che stanno già sostando magari anche da qualche giorno in attesa di un posto letto, a persone che comunque arrivano in giornata e che sviluppano questa insufficienza respiratoria. Anche oggi abbiamo avuto tante ambulanze che hanno portato tante persone che comunque necessitano di ossigeno, e tu queste persone non puoi mandarle a casa. I numeri sono sempre in aumento in realtà, perché comunque le persone sono nella fase in cui sono sintomatiche, quindi stanno sviluppando insufficienza respiratoria, e quindi in automatico abbiamo riscontrato un accesso molto più frequente rispetto agli ultimi giorni. Noi cerchiamo di far capire a chi può stare a casa di stare a casa, ma chi necessita di ossigenoterapia non puoi, la devi tenere, e l'attesa del posto letto a volte è più lunga del previsto. O gestisci l'insufficienza respiratoria e il paziente dal punto di vista sanitario, o gestisci, e noi cerchiamo, ma non è facile gestire anche paziente dal punto di vista emotivo. Vorremmo anche, magari noi cerchiamo di trovare il modo di riuscire a farli parlare con i parenti, ma non è sempre facile, perché capite che se solo abbiamo 80, 90, 100 persone, noi o garantiamo il servizio o comunque dovremmo riuscire ad essere presenti anche per loro, anche solo per questa cosa che credo per me è la più importante. Non c'è un'età vera e propria, chiaro, l'anziano è più soggetto proprio perché è più debilitato, però stiamo vedendo anche tante persone di media età, quindi io non mi sento di dire di stare tranquilli a tutti. Bisogna stare tranquilli perché bisogna essere lucidi ed affrontare questa situazione, però non bisogna sottovalutarla.